Ben ritrovati gli amici di Golf Television, puntata numero 273. Marco, col nostro ospite oggi andremo in quella che per me è una delle regioni più belle in assoluto d'Italia. Andiamo in Toscana, vi dico subito che è un architetto e vicepresidente del Comitato del Golf della Toscana, ha fondato il gruppo social più cliccato in Italia e soprattutto è un bravo golfista. Che tra l'altro ha un bellissimo nome, Fratellanza Golfistica, per noi che siamo fratelli di golf, hai visto mai? Nicola Rissaniti, grazie per essere con noi in questa puntata, Nicola. Grazie a voi dell'invito e grazie a tutti i telespettatori che ci assisteranno in questa giornata. Io ho detto una delle regioni più belle d'Italia, soprattutto golfisticamente, Sì. perché ci sono dei panorami in Toscana e tutti i campi che, ragazzi, intanto ho una curiosità, se me lo consenti, perché spesso gli dico, no, ma il nostro campo cos'è? Un links? E sempre più spesso invece i campi toscani dicono, è un parkland tipico della Toscana. Sì, perché il golf in Toscana si inserisce in un ambiente rurale, un ambiente agricolo, un ambiente antropizzato. La Toscana è colonizzata dagli Etruschi, quindi sono migliaia di anni di agricoltura che hanno creato un ambiente unico, per cui il golf si inserisce a pieno titolo in questo ambiente Guarda, guarda che e panorama. lo integra. Questo è un links, è uno Ecco, scorcio, però ma insomma. quanti campi avete in Toscana? Abbiamo 12 campi a 18 buche, dei quali uno ha 27 buche, il Castelfalfi. Abbiamo 9 campi a 9 buche, 9 buche o più, e abbiamo 13 promozionali che fanno un eccelso lavoro per Ecco, hai promuovere il citato golf. Castelfalfi, abbiamo chiuso con questa prima immagine proprio Sì, vero. su questo campo meraviglioso, che tra l'altro, Marco, ti ricordi, noi abbiamo fatto un campionato italiano come giornalisti e una tappa del nostro challenge. Ti fanno fare solitamente il percorso di campionato, ma quando abbiamo giocato invece quelle basse, ma Sì, sono il spettacolari come lake, buche, è perché vero. sono veramente 27 buche Vero, meravigliose. tanti campi, ma quello a cui sei più affezionato? È il Monte Catini, perché è quello più vicino a casa mia, dove abito, ma è anche uno dei campi storici della Toscana. Monte Catini, Lugolina, sono campi che esistono da sempre per il pubblico dei golfisti della Toscana, sono i più storici, più antichi, e poi sono quelli che hanno, diciamo, anche una tradizione di frequentazione, diciamo, più importante, sono quelli che hanno visto golfisti importanti e altri personaggi importanti, non golfisti, ma che comunque orbitano nel mondo del golf. Ecco, ma com'è lo stato di salute del golf in Toscana? Del Diciamo che non differisce molto dallo stato di salute del golf golf in a Italia. livello nazionale, per cui Ci non è eccellente, però insomma ci difendiamo. si difende. Ma Ci si difende. secondo te la causa magari di questa cos'è? Il tempo che ci vuole magari per fare una partita golf, le distanze, perché spesso beh, per giocare a golf sei in un ambiente meraviglioso in mezzo al verde, ma non lo trovi certamente a fianco del tabaccaio in centro città, voglio dire, Certo. bisogna fare un po' di chilometri, muoversi, e i trasferimenti oggi che non sono poi così corti, insomma, incidono sul tempo da dedicare. Sì, l'economia del golf, non intendo l'economia finanziaria, ma l'economia, No, certo. l'amministrazione del tempo, è molto complessa, richiede tempi effettivamente un po' dilatati, per cui è più accessibile a chi ha più tempo il golf. Poi subiamo la concorrenza degli sport più frequentati, più battuti, come il calcio e altri sport, per cui il mondo giovanile si avvicina malvolentieri al golf perché insomma sono presi da altri tipi di sport. Secondo me, probabilmente dovremmo insistere più a promuovere questo sport anche verso la terza età. Già siamo tanti della terza età su questo golf, basta vedere le classifiche delle gare, siamo quasi tutti senior e super senior, pochi sono i giovani. Però i giovani che si avvicinano al golf e che rimangono attaccati a questo sport lo fanno con entusiasmo e abbiamo anche ottimi esempi di giovani che primeggiano anche a livello internazionale. Inerente a questo discorso che stai facendo, ti volevo fare una domanda. Tu prima mi hai detto che hai guardato molto attentamente, hai fatto uno studio, se si può dire così, sulla classifica della finale ACI. Sì, Ecco, cosa ti dice questa finale? Non ti chiedo come sei arrivato, no, sono arrivato nel terzo, diciamo, nel gruppo di coda. Perché insomma, gareggiare in prima categoria per un vecchietto come me, insomma, non riesci poi a tenere.
Però mi sono divertito veramente tanto, ma mi incuriosiva effettivamente questo fatto di guardare la classifica con 120 golfisti che avevano in qualche modo partecipato a questa finale, che erano iscritti in questo elenco lunghissimo, LS, senior, super senior, senior, super senior. Gli spazi vuoti erano veramente pochi, pochissimi giovani, giovanissimi, e questo è qualcosa sul quale dobbiamo riflettere. In un senso o nell'altro, sul fatto se riusciamo in qualche modo a coinvolgere il mondo giovanile e sul fatto che se vogliamo crescere dobbiamo insistere di più nel promuovere questo sport nei confronti delle persone che non possono più fare il calcio o il tennis e che vogliono comunque fare uno sport che tiene impegnato il fisico e la mente. Ecco, perché diciamo che a livello comunque di salute il golf è uno di quelli che fa maggiormente l'occhiolino a un buono stato di salute, sì, ad avere comunque, certo, una circolazione poi allenata, a mantenerti all'aria aperta, e quindi consentire anche una vita sana, perché, certo, e non è poi così, diciamo, leggero come si possa pensare, certo, è anche faticosetto. Sono 10 km a piedi. 10 km a piedi, sali, scendi, guarda, lì in Toscana, poi a parte Valdichiana, che vediamo adesso, meraviglioso, del nostro amico direttore Guerrini. Ma voglio dire, sono anche impegnativi i campi della Toscana. Certo, sono impegnativi. E bisognerebbe avere anche la voglia, oltre che la costanza, di riuscire a farli con il carrello a mano, col carrello elettrico, usare il car meno possibile per percorrere al piedi questi 10 chilometri. Io però guardo con attenzione anche a qual è il pubblico dei golfisti, e vedo tanti medici che hanno iniziato o da tanto o da poco, ma i medici passano tutti dal golf, probabilmente perché lo ritengono uno sport salutare. Sono i primi che capiscono che è vita sana e tanta salute. Per cui questa cosa deve far riflettere, secondo, certo, me. Allora, noi ci fermiamo adesso un attimo, abbiamo uno stacco pubblicitario. Per gli amici che ci seguono da casa, ricordiamo anche che questa sta andando in onda registrata qualche giorno anticipo, perché abbiamo avuto adesso, visto che l'abbiamo superata, quando va la messa in onda la nostra finale del circuito Golf Television in Tour, questa volta lo diciamo a chiari lettere, è un successo perché 120 partecipanti. Poi vi daremo conto di quella che è stata la nostra finale nelle prossime puntate, proprio perché si è conclusa una piena stagione, ma ricomincerà subito la nuova stagione con Golf Television in Tour. Il nuovo circuito quest'anno comincia tra pochi giorni, il 26 di ottobre al Brianza, con la prima gara in anteprima, 3 tappe quest'anno, e poi il 2020 ci porterà alla finale di settembre di Franciacorta. Mi fai ricordare prima della pubblicità di stare con noi, perché poi abbiamo le nostre rubriche, il maestro dice, soprattutto le regole dell'arbitro Ballini. È una bella tappa anche prima della nostra finale, quella di Villa Paradiso, tra poco. Nuovamente in studio, ospite di questa puntata di Golf Television, Nicola Rissaliti, della Federgolf Toscana, grande appassionato di golf. Poi ti chiederemo anche una domanda sui social, perché certo, sei il fondatore di questa fratellanza golfistica, e sappiamo quanto sono importanti i social oggigiorno in tutte le attività sportive, ma anche professionali. Nicola, noi abbiamo una rubrica, accennava prima Marco, alla quale teniamo, che sono le regole del golf, perché siamo convinti che conoscere bene le regole ti aiuta a giocare meglio. Certo. Quest'anno poi ce ne sono state tante nuove. Noi ripassiamo anche quelle vecchie, e per farlo ci affidiamo proprio al presidente dell'Associazione Italiana Arbitri di Golf. È un arbitro internazionale ed è Roberto Ballini. Andiamo a vedere che cosa ci spiega oggi. Da Roberto e Golf Television, ciao a tutti. Come avete visto, ho finito di giocare la buca con il mio amico Gianfranco, ci siamo salutati, avevo fatto anche un bellissimo score, l'abbiamo firmato correttamente,
ma nel metterlo nella tasca posteriore mi è caduto e sono arrivato in segreteria senza lo score e ho perso lo score. Sono tornato indietro a cercarlo, non l'ho più trovato e che cosa posso fare? Sono nuovamente ritornato in segreteria, mi sono fatto dare un altro score e ho risegnato esattamente le buche che avevo segnato durante il gioco delle mie 18 buche. Gianfranco, che era il mio marcatore, sono riuscito a rintracciarlo, ha verificato che quelle buche erano esatte e ha firmato lo score, quindi la cosa è stata corretta. Per cui se disgraziatamente si dovesse perdere lo score, si va in segreteria, ci si fa dare un altro score, ma deve essere avallato dal marcatore per verificare la correttezza delle buche segnate buca per buca, anzi del risultato segnato buca per buca. Da Roberto e Golf Television, alla prossima, sempre con le vostre richieste. Ciao a tutti! Eccoci, Nicola, si sta velocizzando il gioco, visto che hanno fatto tante regole nuove per cercare di dare maggiore velocità e di abbattere i tempi lunghi? Un po' sì, però c'è una regola che secondo me andrebbe corretta, quella di togliere e mettere la bandiera quando siamo in green, quella rallenta il gioco. Siamo d'accordo, caro. Perché è l'unica regola che non velocizza il golf, il gioco, ma forse lo rallenta. Perché ma vuoi dentro o fuori? Cioè, ogni tanto c'è una conferenza, c'è un convegno ogni volta che si fa un gol a buca. È vero, infatti. Allora quella, visto che le altre hanno funzionato, dovrebbe essere ripristinata allo stato iniziale. Quando si entra in green si toglie la bandiera. Io sono cattivo, ma quanti in effetti dopo 3 minuti abbandonano la ricerca a pallina? Sono ancora là con la fila per me. È vero, dai 5 ai 3 minuti. Però il passaggio dai 5 ai 3 minuti dovrebbe far guadagnare almeno quei 2 minuti. Ma mi sa che qualcuno sta anche dicendo. Però quello è fa parte della cultura del golf. Sì, vero. Secondo me si acquisisce. È il momento che tu ci racconti tutto su Fratellanza Golfistica. Sì. Ma tutto, come nasce? La Fratellanza Golfistica è nata con uno scopo, quello di promuovere il rispetto delle regole del golf. Che bello questo. Perché quando si andava e si va tuttora in campo da golf, si assiste un po' a scene di tutti i tipi. E allora questa, diciamo, non mancanza ma carenza di cultura del golf mi ha indotto a, visto che stavano nascendo e acquisendo terreno i social network, a promuovere anche su Facebook un gruppo che trovasse il suo elemento di coesione nel saper stare in campo, nel rispetto della regola, perché per me la regola del golf è una regola di vita. Se sei onesto sul campo da golf, sei onesto nella vita. Se sei onesto nella vita, sei onesto nel campo da golf. Le cose subiscono un'osmosi e si influenzano reciprocamente. Però sul campo, per negligenza, per mille altri motivi rispetto all'onestà o alla disonestà, c'è poca propensione a quanti seguaci hai sul gruppo? Siamo stati intorno a 5.000, da un po' di tempo c'è stato un calo fisiologico e poi adesso siamo ripresa, ci stiamo riavvicinando ai 4.000. Però sono tanti comunque. Però sono tanti, perché il nostro non è uno sport popolarissimo. Era nato con questo scopo, poi siccome il nostro è un gruppo libero, tanti altri gruppi hanno iniziato a fare promozione anche sulla Fratellanza Golfistica, perché probabilmente essendo uno dei primi gruppi di golf, certo, era visto un po' anche come punto di riferimento, e adesso ospitiamo tanta promozione di altri gruppi. Compresa la nostra, noi quando abbiamo da lanciare il promo della trasmissione infatti, lo condividiamo un pochino tra tutti i golfisti e le varie e la cosa che mi piace è che, diciamo, questa osmosi fra i gruppi che si confrontano nei gruppi, Fratellanza e altri gruppi, rende coeso il mondo del golf, fa fare tante amicizie, coltivare e sviluppare tanti rapporti. E questo è diventato un po' il secondo fine, che sta diventando il primo, della Fratellanza Golfistica. Sai che c'era? Aumentare la coesione nel mondo dei golfisti. Sai che c'era Marco Foi, che all'epoca aveva fatto anche l'FB Trophy, che era Facebook Trophy, no? Un circuito. Perché te la lancio lì, ragiona, organizzala tu, un bel circuito, un mini circuito, una serie di gare o di sfide, anche a match play,
ma che siano fatte dalle varie associazioni di golf. Cioè, si iscrive, uno dice, siccome tutti sono iscritti almeno a 7-8 di queste, però uno sceglie con chi giocare e poi c'è Fratellanza Golfistica contro Golf and Friends, Art and Friends, piuttosto che gli amici di Valdichiara. Fatelo che noi vi diamo una mano. È bellissimo. Bello, no? Sì, sì. Ma anche allora, perché... anche con voi mi voglio confrontare. Oggi ormai uno si alza al mattino, la prima cosa che fa vedere, andiamo a vedere che cosa hanno postato in giro su Facebook. È diventato un po'... Una malattia per tutti. Ho notato una cosa, i post che vengono fatti non solamente sulla Fratellanza Golfistica ma su tutti i gruppi di golf, magari hanno non tantissimi mi piace, però se vai a vedere sono visti da tutti, la gente guarda distrattamente, scorre sui gruppi, guarda, approfondisce, legge e si scorda di lasciare la testimonianza che l'ha letto, però i post che vengono su questi gruppi, perlomeno su quelli più famosi, più conosciuti, hanno tanto seguito, indipendentemente dai click che ci vengono fatti. Allora, noi ci rifermiamo un attimo e poi... Torrida estate del 1994 in New Jersey, il ritrovamento del cadavere di Timothy Palmer, ex campione e allenatore del più prestigioso golf club del mondo, sconvolge la tranquilla routine della piccola cittadina di Pine Hill. Circa 20 anni più tardi, in una calda primavera italiana del 2016, a San Vigilio del Garda, Peter Meyer, giovane talento del golf internazionale, viene arrestato per l'uccisione della propria fidanzata, Laura Achilli. Una partita di golf lunga 20 anni, in cui storie, apparentemente slegate, sembrano essersi date appuntamento all'ultima buca, in Italia, per chiudere i conti. Eccoci nuovamente in studio, l'ho detto poco fa Marco, con Nicola è un piacere parlare perché puoi spaziare a 360 gradi, quindi dalle problematiche della Federgolf, la Toscana che è un posto meraviglioso, dove noi siamo stati in passato proprio con il nostro circuito, abbiamo detto che lo scorso lunedì c'è stato diciamo, l'atto finale del nostro circuito dopo 30 tappe, che è stata la grande finale di Franciacorta, ma abbiamo ancora dei servizi a proporre delle ultime due tappe, perché quest'anno a maggio non si è giocato, un weekend era saltato completamente per il maltempo, le abbiamo recuperate
fine settembre ed è giusto per dovere di cronaca far vedere anche che cosa è capitato in quelle tappe. E allora oggi, caro Nicola Risaliti, ti portiamo all'interno della tappa che è andata in onda proprio diciamo pochi giorni prima della finale al Golf Club Villa Paradiso, uno dei due recuperi di fine settembre. Bellissimo. Golf Television in Tour e al Golf Club Villa Paradiso, giornata di recupero. La nostra gara doveva andare in scena lo scorso maggio, poi il maltempo chiaramente ha condizionato il tutto. Oggi quindi si gioca per gli ultimi posti per entrare in finale il 7 di ottobre, quindi tra pochissimi giorni. Campo in perfette condizioni, buona giornata, oltre 100 giocatori in gara e naturalmente tutti quelli che sono i nostri amici, le nostre aziende che ci seguono in questo grande tour e che saranno presenti proprio il 7 ottobre con una grandissima finale, pensate, un premio ogni buca. Ma adesso andiamo a vedere che cosa succede in campo anche oggi qui al Golf Club Villa Paradiso. Per il momento diciamo che non c'è da lamentarsi, si stanno comportando tutti bene, le regole vengono rispettate, i tempi pure, per il momento. Come sta andando? Benissimo, tutto perfetto, grazie. Bello sponsor, bella gente, bello il posto, bella la giornata. Le tira tutte così, dai? Oggi sì, speriamo fino alla fine. Sta girando in par lordo lui. Ciao. Dirige le palline. Sì, quella... perché io ho fatto così ma non girava. Soprannominato Köpka. Guarda, non saprei cosa dire, il punteggio veramente... ci siamo. La mia socia oggi dobbiamo vincere, ci rifacciamo sulle seconde nove. Sì, ma noi siamo troppo forti, cioè, ci vuole professionalità in questo gioco, chi non è capace può anche andare a casa. Sì, no, devono scommettere così, poi ci stuzzicano e noi non possiamo stare indietro, ci tocca.
Rieccoci nuovamente in studio, visto tappa di Villa Paradiso, tanti premi come di consueto, l'appuntamento è per l'anno prossimo, mi raccomando, comunque, perché sarà un grande tour che riprende il 26 di ottobre proprio al Golf Brianza, quindi, e poi ci sposteremo per l'Italia come di consueto, accompagnando tante domeniche, tanti sabati dei nostri amici golfisti. Ma quello che parlavamo adesso, mentre andavamo in onda al servizio, la bellezza di questo sport, correggimi, oggi facciamo una bella promozione proprio per il golf, anche per gli amici che non ci seguono. Noi andiamo in onda su televisione del digitale terrestre, quindi anche i non golfisti possono inciampare la trasmissione e fermarsi perché vedono qualcosa di bello che non conoscono. Diciamo che aiuta perché se la compagna o il compagno non gioca a golf, normalmente c'è sempre tanto da visitare anche nei pressi di un campo da golf. In Toscana poi non ne parliamo. Cioè. Certo. Però a Castelfalfi e poi a 20 minuti c'hai San Gimignano, hai dei posti meravigliosi, mangi in maniera eclatante. Dio, è vero. Tu pensa che dalla 9 di Montecatini, dalla clubhouse, te guardi sotto e vedi la casa dove è nato Leonardo da Vinci, per cui la Toscana offre questo, insomma. Oh, ragazzi. Non solo golf. Sì, io sai che resto. No, perché. Però non è che poi magari ti passa voglia di giocare a golf e andare a vedere. No, lui ha detto la Toscana offre questo, anche la mia Sicilia offre tantissime belle cose. Però la gente, vedi, purtroppo preferisce andare a giocare ad Agadir e in altri posti dove magari c'è meglio. Questo sicuramente il golf italiano si deve dare una scossa. Perché si deve dare una scossa. Certo. Sono importantissimi anche i servizi, per chi gioca a golf vuole essere coccolato in un ambiente di servizi, non vuole essere abbandonato a se stesso, e per cui un ambiente accogliente, non necessariamente costoso, ma accogliente è determinato. Ecco, smitizziamo un po' il fatto che in effetti il golf è costoso, noi ormai credo abbiamo perso anche la voce a forza di ripeterlo, e se ci seguite da casa il messaggio è chiaro, cioè giocare a golf oggi è vero, se ti dedichi magari a fare tante gare, così può avere dei costi, perché poi a fine dell'anno tra tasse gare una cosa e l'altra magari il costo si arrotonda, ma per l'appassionato dello sport all'aria aperta, della partita con gli amici, della partita anche, posso dirlo, da solo, certo. Io ci sono stati dei momenti della mia attività legata al golf dove mi piaceva uscire alle 8 del mattino da solo a novembre, la rugiada ancora sul campo, e me ne stavo tranquillo, anche solo fare 9 buche, ma ti rilassa la mente, ti riporta in armonia con te stesso. Certo. Tu che cosa prediligi? Il mondo delle gare, il fare la partita con gli amici fuori gara, come? Allora, per me basta giocare a golf, per cui se ci sono gare faccio volentieri le gare perché mi piace anche confrontarmi, però anche il golf da solo, quando sono particolarmente stressato sul lavoro, mollo tutto, mi vado a fare le 9 buche da solo, in contemplazione. E allora questo mi rigenera, oltre che fisicamente, anche psicologicamente, mentalmente, mi ridà carica. E poi non costa soprattutto le cifre folli, come magari qualcuno può pensare, perché ce n'è un po' per tutte le tasche, no? Assolutamente, per cui secondo me è uno sport accessibilissimo a tutti, perché l'attrezzatura una volta acquistata è quella, poi se uno vuol fare la moda può anche spendere di più, però non è obbligato a cambiare l'attrezzatura tutti gli anni, e il fatto di frequentare spesso il circolo dove sei socio ti consente di abbattere tutti i costi, perché paghi la quota annua e giochi a golf quanto ti pare, tutto il tempo che ti pare. Penso, io ho cambiato i ferri quest'anno, quest'anno mi ha regalati la signora per i 60 anni, altrimenti a 14 anni erano sempre quelli, andavano benone. Ma la signora ti ha fatto due cortesie, una per il tuo compleanno, secondo perché stai giocando molto bene, quindi sì, vuol dire che proprio dipendeva dai ferri. Sì, infatti. Certo. È sempre merito o colpa dei ferri, questa è un po' la malattia del golfista, ma anche di tutti gli sport in genere. Senti, questi panorami meravigliosi, tra l'altro ce li stiamo gustando un pochino sulle quattro stagioni. Il tuo campo preferito fuori dalla Toscana, perché sennò ti faccio litigare con tutti i tuoi tesserati della Federgolf. Me l'hai già detto che Montecatini, ma fuori dalla Toscana, un nome. Mi sono trovato benissimo allo Cervò, per cui a San Vigilio. Dall'amico Picella, quindi. Mi è piaciuto molto, veramente. Allora, tra poco torneremo nuovamente insieme a Nicola Risaliti in questa puntata di Golf Televisio per scoprire tante altre cose, e avremo anche la lezione di golf, per cui mi raccomando, aspettate, tra poco vediamo che cosa sarà il colpo.
Eccoci nuovamente in studio. Allora, abbiamo parlato dello Chervaux San Vigilio con l'amico Piccella. Che cosa ti piace di quel circolo? È un campo che si confà molto al mio gioco, perché non è molto saliscendi, nonostante io frequenti spesso Montecatini, che è un campo... È un po' impegnativo Montecatini, però. Un po' impegnativo, però ci sono abituato, quello lo arrampico volentieri. Però io prediligo i campi, diciamo, più giocabili. Secondo me, se vogliamo promuovere il golf italiano anche nei confronti dei golfisti stranieri, soprattutto di quelli del nord Europa, dobbiamo rendere un po' più facili i nostri campi. Il campo troppo lungo, il campo troppo complicato, con tanti ostacoli, con i fairway stretti, che non ti fa fare score. Arrivi in fondo alla giornata, insomma, guardi questo score che non ha fatto risultato, ti lascia l'amaro in bocca. Per cui io le farei più facili possibile. A proposito di promozione del golf, in Toscana cosa fate per avvicinare la gente al golf? E soprattutto, tu sai di qualche iniziativa particolare di cui non se ne parla, che sta dando buoni risultati? Per promuovere il golf? Allora, noi in Toscana abbiamo, come federazione, rapporti con la Fondazione Montelatici, che è attiva nel campo dello sport giovanile, per cui insomma siamo abbastanza fortunati da quel punto di vista lì. Proprio per questa collaborazione con questa istituzione abbiamo una discreta attività giovanile. Però siccome il golf è in crisi un po' in tutta Italia, la federazione con la Ryder Cup ha messo in piedi questo progetto Compact Golf, proprio per creare dei campi promozionali che in qualche modo diventino la porta d'accesso al golf. Però siccome il bacino d'utenza non è grandissimo, i campi promozionali possono impattare con un bacino d'utenza risicato e possono diventare concorrenziali con i campi più importanti a 18 buche. Allora stanno nascendo delle iniziative dove i campi a 18 buche, alcuni campi a 18 buche, provano, visto che c'è anche una linea di credito con il credito sportivo, a realizzare al proprio interno le 6, le 9 buche pitch and putt promozionali, proprio per differenziare questa, la propria offerta. Non accedi direttamente da niente al campo blasonato a 18 buche, ma transiti in un promozionale che nasce anche fra quelli che ci sono, che sono, ripeto, in Toscana sono 13 e svolgono una funzione importantissima, ma anche il campo a 18 buche che vuol cercare di attrarre nuovi golfisti realizza all'interno queste buche promozionali, le separa come associazione sportiva e possono diventare veramente una porta d'accesso, perlomeno per chi vuol provare il golf. Poi se la cosa attecchisce passano al campo più... E una volta che attecchito bisogna comunque fare ogni tanto lezione con un buon maestro per migliorare i colpi. Allora oggi Carlo Zappa, noi ci affidiamo a lui, andiamo a vedere che cosa ci spiega per quanto riguarda il colpo a correre. Amici Golf Television, ben ritrovati dal Golf Club Carimate. Il nostro amico Renato Bontempo ci chiede se è meglio giocare un approccio alto o un approccio a correre dai 50 metri del green. Caro Renato, è difficile stabilire a priori che tipo di bastone andare a giocare. Bisogna sempre andare a studiare il lie della palla. Il lie della palla è come la palla è messa sul terreno e dobbiamo andare a studiare le condizioni del colpo. Nel momento in cui davanti non abbiamo niente, possiamo anche volendo giocare un approccio a correre. Se davanti dovessimo avere un ostacolo, che può essere un bunker oppure un rough, sicuramente dobbiamo cercare di portare la palla in green di volo. Le condizioni poi cambiano durante la stagione, le condizioni cambiano in base ai campi dove andiamo a giocare. Se andiamo a giocare probabilmente in Scozia, dove i campi sono duri, è parecchio più semplice andare a giocare un approccio a correre. Giocando da noi in Italia, probabilmente è più semplice giocare un approccio e portarla alta in green e cercare di fermarla. Oggi andiamo comunque a cercare di soddisfare le tue esigenze andando a spiegare comunque tutti e due i colpi. Giochiamo sia il colpo a correre sia il colpo alto. Siamo a 50 metri dalla bandiera, abbiamo circa 40 metri di fairway e avant green e la bandiera è circa 10 metri dentro al green. In questo caso posso decidere di giocare un pitch, davanti non ho niente, porto la palla a 5-6 metri davanti al green, faccio fare 2-3 rimbalzi e poi la faccio entrare.
Nel caso in cui fossimo stati in un links scozzese con un terreno duro, l'ideale era quello di giocare addirittura un ferro 7 o ferro 6 e cercare di farla rotolare il più possibile. In quei campi il Texas Wedge, quello che è l'ibrido a correre, diventa un'arma fondamentale. Un approccio a correre, impugno il bastone leggermente corto, posiziono la palla appena appena a destra rispetto allo sterno, rispetto al centro dello swing, quindi leggermente a destra rispetto ai piedi, porto le mani verso la gamba sinistra e vado a creare un'azione a pendolo delle spalle, sia indietro che in avanti, cercando di eliminare il più possibile l'azione delle mani. È il bastone che mi tiene la palla bassa e me la fa rotolare. Quando faccio queste prove cerco sempre di fare la prova in relazione all'area d'atterraggio, visualizzo il colpo per cercare di giocare il colpo come ho pensato. Ho fatto rimbalzare la palla appena prima del green e sono riuscito a farla rotolare dentro. Ho giocato un pitch. Nelle condizioni che abbiamo non possiamo giocare un ferro 8 o ferro 7 perché la nostra palla sarebbe rimbalzata troppo presto e facevo fatica a controllare il rotolo della palla. Ti aspetto alla prossima puntata dove ti spiego il pitch shot, il colpo alto sempre dei 50 metri. La cosa più bella degli Open, in effetti, è vedere il campo pratica dove ci sono questi grandi campioni e vedere, si allenano tantissimo proprio su questo approccino anche loro ogni tanto. Loro imbucano però facilmente. Sì, sì. Il piede destro sempre più avanti del sinistro quando devi fare comunque questo colpettino a correre, come abbiamo visto proprio fatto da Carlo Zappa. È un buon colpo per te il colpo a correre? Per me sì, uso sempre il pitch per fare gli approcci a correre, anzi approccio quasi sempre a correre, salvo dover superare un ostacolo. Però io tendo a tenere il bastone molto vicino alla gamba sinistra, perché altrimenti per me è facile flappare, tocco la punta del bastone. Invece me lo tengo vicino alla gamba sinistra e così accarezzo delicatamente l'erba. Guardate sempre Golf Television, perché oltre a maestro ci sono altri che possono dare ottimi consigli. Hai qualche altra curiosità tu da soddisfare? Curiosità ce n'ho tantissimo, Senti, non abbiamo ancora parlato del tuo golf, splendido. Ma il mio golf, sono ricascato nella prima categoria, sono stato tanto tempo in prima categoria, poi mi sono adagiato nella seconda. Adesso, siccome insomma, sono ritornato un po' competitivino, e allora sono ricascato in questa prima categoria. Insomma, vediamo come va questa nuova esperienza in prima categoria. Comunque il golf mi diverte. Il tuo circolo è Montecatini, no? Dici? Montecatini, sì. Senti, ma se tu dovessi dare un consiglio così al golf italiano in generale, che consiglio daresti? Tu sei un architetto, il quindi consiglio che darei, una persona di grande fantasia. Il consiglio che darei di cercare di lavorare sul pregiudizio delle persone. Il golf in Italia subisce un pregiudizio culturale, un retaggio culturale difficile da superare. Il golf è uno sport elitario, uno sport snob, per certi aspetti è lo sport del diavolo, perché ci accedono le persone che in qualche modo sono demoniache, perché sono imprenditori, faccendieri, insomma c'è questo pregiudizio che in qualche modo deve essere sfatato, perché il golf è uno sport nobile che fonda la sua etica sul rispetto delle regole, che abitua veramente a rispettare le regole. Io mi ha colpito molto il fatto che in Cina le aziende di Stato obblighino i propri manager a frequentare i campi da golf. Perché, tutti in Cina a lavorare. Perché impone il rispetto delle regole, cosa che evidentemente in Cina non funzionava così. E allora è uno sport educativo, per cui chi vuol far crescere bene i propri figli fisicamente sani, in forma, ma anche eticamente sani, il golf è lo sport completo che ti abitua a essere anche corretto ed onesto. Allora, noi ci fermiamo a questo punto, ancora un attimo, recuperiamo un po' di tempo, facciamo una piccola pausa, poi ritorneremo in studio, perché dopo, preparati caro Nicola Risoliti, hai detto che giochi a Montecatini. Io voglio sapere tutti i segreti di questo circolo, la buca più bella, qual è il punto di forza. Insomma, parliamo un po' di Montecatini, proprio detto così, alla Toscana, dove si sta veramente bene. Volentieri. Dai, a tra poco allora, mi raccomando, state con noi.
Allora, siamo quasi verso la fine della trasmissione, ultimo blocco per noi. Ma allora, Montecatini, raccontami un pochino. Montecatini è un campo che nasce su una città termale, quindi ha il privilegio di avere vicino le terme più importanti d'Europa, quelle di Montecatini, una realtà termale che è stata sviluppata dall'imprenditoria privata recentemente, Grotta Giusti, per cui è un campo che offre non solamente il golf, ma anche la città d'arte, la Toscana, ma anche le terme, per cui ha questo privilegio qui. Poi, ve l'ho detto, dalla 9 si vede la casa di Leonardo da Vinci, per cui si respirano gli atomi di Leonardo, per cui se qualche colpo geniale nel golf può venire, viene da questo fatto qui. Insomma, siamo influenzati da questa presenza che aleggia sul campo di Montecatini. A me piace molto la Buca 18, perché dalla 18 si vede questa clubhouse con il lago di sotto, che è uno scorcio bellissimo, che è un par 3 con il green anfiteatro, dove diciamo, è anche facile fare dei bei colpi e vedere la palla volare sopra l'acqua, sopra questo lago e a terra. Ecco, mentre tu parlavi di Montecatini, ci siamo trasferiti adesso da Ravezzari, da Mignato, questo, se non sbaglio. San Mignato. Ecco, credo, sì. Quando parlavamo prima del golf alla portata di tutti, che non è caro, loro ad esempio fanno anche loro tantissime iniziative. Poi vedi, sei praticamente vicino al centro abitato, sì, c'hai... Sì, certo. Ecco, questa promozione che continuiamo a ricordare nel mondo del golf per farlo iniziare, secondo te... Hai parlato di scuole, la federazione ha fatto un'operazione importante già, diciamo, all'inizio di quest'anno legata alla promozione del golf, anzi è stata anche colta un po' impreparata, lo ricordiamo in un'intervista che abbiamo fatto a Montali, sì. Perché tutti i set che avevano comprato li avevano già ultimati in poco tempo. Mm. Ecco, ma che cos'è che frena poi un ragazzo nel continuare, sì, a giocare a golf? Non so, fa l'amorosa, fa la fidanzatina, c'è altri sport di interesse? Sì, Chimenti e Montali contano molto sulla promozione del golf nella scuola. Sono tentativi che sono stati fatti ciclicamente nel tempo. È facilissimo entrare nella scuola, trovare e catturare l'attenzione dei bambini e poi è difficilissimo mantenerli. Perché se lì per lì c'è questo entusiasmo, perché il golf a praticarlo piace, poi probabilmente la difficoltà è nel convincere i genitori a investire del tempo per portare i ragazzi, per seguirli, perché i campi da golf a volte non sono vicinissimi alla città e allora il genitore non può lasciare lì il figlio, ma deve stare... E probabilmente l'elemento di maggior difficoltà è quello. Bisognerebbe riflettere, ipotizzare delle soluzioni che coinvolgano anche i genitori, almeno prendiamo figli e genitori. Sì, così arrivano anche loro a giocare, almeno allarghiamo questo bacino d'utenza. Certo, infatti, per cui sicuramente insomma, il golf è uno sport che si... presta molto a una promozione anche immediata e anche efficace, però è difficile trattenerli, bisogna studiare questo fenomeno, questo problema. Ecco, un'ultima domanda per quanto mi riguarda è sul Comitato Regionale Toscano. Ecco, come vi muovete? Che obiettivi vi siete posti? Il Comitato Regionale Toscano investe molto nella promozione a livello turistico, tant'è che abbiamo costituito anche un consorzio al quale partecipano tutti i campi da golf a 9 e 18 buche della Toscana, e questo grazie alla collaborazione che abbiamo instaurato con la Regione Toscana, la quale si avvale di Toscana Promozione, che è l'agenzia regionale per la promozione turistica del territorio, per promuovere anche il segmento golfistico. Quindi la federazione ha costituito il consorzio Play Golf in Tuscany, in collaborazione con Toscana Promozione realizziamo tutti gli anni un programma promozionale in Italia e all'estero. Siamo da diversi anni presenti all'International Golf Travel Market, in più facciamo la Race in Golf e altre fiere a livello internazionale si svolgono in Germania e in Olanda. E per cui per noi il core business del comitato è la promozione turistica, perché possiamo offrire quella integrazione al golf. È un'integrazione che vediamo proprio adesso, perché certo. Poi il turismo vuol dire anche queste passeggiate con i cavalli, certo, la certo. Mountain bike, il golf. Diciamo che il territorio si presta molto tantissimo per...
così, passare ad attività anche diverse, non dimenticandoci quella culturale, perché, ripeto, chi meglio della Toscana può offrire talmente tanto dal punto di vista, certo, culturale, ma anche no gastronomico, che non sottovaluterei, visto altro soprattutto che le mie forme, si capisce che adoro mangiare e bere bene, però credo che sia l'ottimo per concludere chiaramente un accostamento anche al mondo del golf. Ecco, se dovessi scegliere invece una località tua all'estero che hai girato, che hai giocato un po' per tutto, dove vorresti ritornare? Senza dubbio ad Estepona. Ah, allora vedi, e noi ne approfittiamo proprio. E grazie all'ACI, veramente. All'ACI. Noi ne approfittiamo allora per ricordare, abbiamo mandato in onda settimana scorsa una piccola anteprima di quella che è stata la finale ACI 2019 in Spagna, dalle parti di Marbella proprio ad Estepona, e nei prossimi giorni, nelle prossime puntate, andrà in onda questo lungo servizio dedicato a questa finale dove sono stati proclamati campioni italiani Automobile Club Italia, ma all'estero, perché la finale la si va sempre, certo, a giocare all'estero e diventa una sorta di il di premio bella vacanza. Finale. Seguiteci, perché in questo servizio ci sono i colpi stupendi del nostro amico Nicola Risalito. Vedrete. Bene, noi abbiamo concluso questa puntata, hai visto, è velocissima, è volata praticamente questa ora insieme, e ringraziamo Nicola Risaliti della Federgolf Toscana, ma soprattutto un appassionato di golf vero. Grazie a voi. Marco, l'appuntamento per La prossima settimana, ma Nicola, ci prometti che ritornerai ancora a trovarci? Sicuramente. Ci saranno tante cose di cui parlare. Certo. Nel frattempo abbiamo anticipato questa puntata come registrazione proprio perché ci saranno tantissime cose di cui avremo modo di parlarne nella prossima, e che sono vissute, insomma. Vi aspettiamo la prossima.